Sì, sono stati con nove. Del nove, Tutto il nove. Sempre il nove. Per pulire che c'è di sopra lì, quello lungo, dove? Ferro, quel pezzo di ferro di vite senza testa che c'è lì. Ah, questo? Sì, lo metto così. Spero che si vede, ma lì c'è un buco dove praticamente escono i calabroni. Non so se si vede, ma credo di sì. Sì, si vedono. E lì più zoom di così, sì, si vedono. Ovviamente io ho un po' di paura perché si vede come. E lì c'è il buchino.
insomma. Se riesco a vederlo col telefono. Non riesco a farlo vedere. Forse è così. Adesso abbiamo capito dove entrano le api. Un altro nido. Riescono a entrare e poi usciranno da qualche parte per seguiranno. Insomma, non è possibile. Che sfiga. Sì, si vede comunque. Ma che bello! Non si vede. Fanculo. Non si vede. Questa è la terza bomboletta. Buongiorno. Allora, questo vlog inizia un po' così, un po' strano. Come avete già visto nelle clip, praticamente è successo, ma credo che si è capito, che in poche parole ho due nidi. Il primo nido praticamente si trova giù in cucina, dove abbiamo la cucina. Fuori dalla finestra c'è un nido di calabroni, abbastanza grande. Non il nido, in senso i calabroni sono molto belli grossi. Poi, dopo passare di un mesetto, ci siamo accorti che dopo un po' entravano le api dentro la mia cameretta, praticamente dove sono adesso. E allora, dato che, cioè, come vedete, questa è una mansarda, ci sono le finestre su in alto, per cui abbiamo preso la scala e siamo andati a vedere sul tetto se c'era il nido, in poche parole. Abbiamo scoperto che c'era un altro nido di vespe. Ovviamente è diverso, perché calabroni e vespe non è la stessa cosa e sono diversi. Però ci siamo accorti dopo un mesetto che c'era un altro nido di vespe. Il problema è che le vespe entrano dentro in camera mia, per cui io dove sono adesso entrano le vespe. Io ho aperte le finestre perché quando li vedo ogni tanto le vespe se ne vanno, ma se lascio chiuse le finestre non so come fanno, entrano dentro le vespe. Allora, non so adesso. Le clip però ve l'ho già fatte vedere, per cui non ripeto, non faccio vedere sempre le stesse cose, voglio anche accorciare. Vi faccio vedere praticamente i buchi in cui loro entrano, che abbiamo provato a chiuderli, però dato che ci sono tanti buchi nel tetto è un po' complicato chiuderli tutti, per cui ancora non abbiamo capito i buchi in cui escono ed entrano proprio in casa, in poche parole. Però comunque, tipo sopra qua c'è un buco, per farvi capire. Poi vediamo se si vede. Dov'è? Qui c'è un altro buco, non so se si vede, però l'abbiamo chiuso con lo scotch. Ad esempio qua, dove vedete lo scotch che parte, lo scotch parte da qua, praticamente fino a tutto il letto, fino a lì, entrano le vespe, per farvi capire. E
noi per un mesetto siamo così, è un continuo, in poche parole, che ci entrano le vespe in casa. Abbiamo, come vi ho fatto vedere, lo spray, abbiamo preso 3 spray, però due le avete viste nelle foto, nelle clip che c'è nelle foto dell'anteprima. Una è questa, che ancora è quasi finita, diciamo, per farvi capire. Questo problema ancora non l'abbiamo risolto, perché non sappiamo come fare. Credo che abbiamo scoperto che c'è un altro nido, però non siamo sicuri se c'è un altro nido. Scusate se urlo, ma c'è giù mio fratello con la musica a palla, e per non far sì che mi prendono per copyright, non voglio, cioè urlo, in poche parole. E comunque niente, adesso forse un po' è migliorato perché non mi stanno entrando, però quelle, diciamo che una barra due entrano lo stesso cioè dentro qua, per cui, però non è facile, perché ad esempio questa è la finestra, per farvi capire, e quello è il problema. Però vabbè, adesso vedremo come risolvere. Anzi, vi faccio vedere, perché non dico balle, vi faccio vedere ad esempio le, non so se sì, ci sono, aspettate. Ad esempio quella è un'ape, una vespa, quell'altra e quell'altra è una vespa, poi ce n'è lì un'altra che è un'altra vespa, poi credo che ce n'è un'altra che adesso non mi ricordo dove era, qui ce n'è un'altra, poi lì ce n'è un'altra, ovviamente tutte morte. Cioè, per farvi capire, ci sono ancora le vespe qua, i calabroni ci sono ancora, non abbiamo ancora risolto il problema, non sappiamo neanche chi chiamare, perché qui noi non siamo esperti e ovviamente non sappiamo chi chiamare. Per cui stiamo andando, è da più di un mese che andiamo avanti così, con i nidi di vespe e calabroni che entrano in casa. E il problema è questo qua. Vabbè, vi aggiornerò. Ovviamente ho deciso di fare due video. La prima parte, che è questa, e la seconda parte del vlog, che sarà il prossimo sabato. In più volevo comunicarvi che inizierò a pubblicare 3 video a settimana. Se c'è qualcosa di interessante, in senso con i vlog, vi farò i vlog. Se ovviamente non ho niente da farvi vedere, ovviamente i vlog non ci saranno il sabato. Però dipende. Io vi ricordo che il sabato pubblico solo i vlog, invece al martedì e il giovedì pubblico video normali, ad esempio vi faccio vedere cosa compro, gli oggetti, cioè qualcosa, più o meno questi video qua, che ovviamente già sapete, per cui non mi dilungo. Ok, vi faccio vedere 3 cose che ho acquistato in queste settimane, così almeno ve l'ho già fatte vedere e non ho più problemi. Adesso ve le faccio vedere e niente, poi continuerò il vlog, vedrò. Tanto diciamo che un po' le cose ve le ho fatte vedere, è inutile starvi a far vedere sempre le stesse cose, per cui niente. Se avete domande, se volete dirmi qualcosa o anche qualche consiglio sui nidi, sulle vespe e sui calabroni, fatemelo sapere sotto in questo video, che mi date una mano, e secondo me, per me è molto utile se mi scrivete sempre qualche commentino sotto, anche per aiutarmi su questa cosa qua, perché io adesso, vabbè, non ci sono, per fortuna, però per farvi capire che faccio fatica anche a registrare i video, perché ogni volta vedo sempre le vespe che mi girano attorno e ho paura, che non è bello, dato che non voglio essere punta. E allora è un po' complicato per me registrare i video in questi mesetti.
sperando che la situazione migliori. Però detto questo, vi faccio vedere tre cose che ho acquistato velocemente. Allora, ho preso al supermercato queste qui, che sono praticamente, io le chiamo candele, dove tu li sciogli dentro. Adesso non riesco ad aprirlo. Ok, in poche parole sono questi qua. Hanno un odore spettacolare. Sono cialde per far sciogliere. Mamma mia, sanno di mela, sono buonissime. Le ho pagate, se non sbaglio, 2 euro. Ce ne sono dentro 8. Poi ho preso su Amazon questo. Praticamente è una cover, che adesso vi faccio vedere, è fatta così. Una cover dove dentro ci sono le istruzioni. Poi c'è qualcos'altro che non ho capito che cos'è questo. Vabbè. E dentro trovate la cover fatta così. Praticamente è una cover... Fa male un po' il braccio. È una cover con dentro la batteria. Per cui... Qua c'è il pulsantino dove lo accendi, si illumina. Ci sono 4 lucine dove adesso è carica, perché l'ho caricata tutta. Ovviamente per spegnerla schiacciate di nuovo e la spegnete. Vabbè, con dentro il telefono, così invece resta accesa, però si spegne da sola. Come vedete, qua dentro c'è il carica, dove caricate il telefono. E è pesante, molto pesante, però è molto utile. L'ho usata ieri che sono andata a Varese. Se mi seguite su Instagram, praticamente ho vloggato, per modo di dire, vi ho fatto vedere cosa ho fatto ieri a Varese su Instagram. Non vi ho fatto vedere tutto perché molte cose le tengo private, per cui vi ho fatto vedere, diciamo, un vlog piccolino su Instagram, per cui non ho vloggato, non ho voluto, diciamo, vloggare e registrare, perché ho detto tanto poi ci sono tanti video che ovviamente dovete vedere, per cui è inutile. Allora l'ho messo su Instagram. Se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo. Comunque, niente, l'ho usata ieri ed è comodissima, perché tu l'accendi, se la batteria scarica, l'accendi e in poche parole si carica il telefono. Poi se vuoi spegnere la batteria, che dici, vabbè, non voglio caricarla tutta, schiacci il pulsantino e la spegni. Vabbè, a parte che pesa, però è molto utile, ve la straconsiglio, l'ho presa su Amazon. L'ho pagata 24 euro, in poche parole. Comunque questo è l'acquisto che ho fatto. Invece il terzo acquisto è stato praticamente questo qua. Allora, per chi lo sa, a settembre, il 2 settembre, è uscito il film di After 2. Io ovviamente di questo film ne vado pazza. Adesso è uscito il libro, dopo 3 giorni è uscito il libro. Io l'ho preso su Amazon, pagato 15 euro e qualcosa. E siccome ho già l'uno, se non sbaglio lo vedete lì, ho già l'uno di libro, che ancora devo finire di leggere perché non ho avuto tempo di finirlo tutto. Sono tante pagine, perché sono 500 pagine. Non vedo l'ora di leggerlo ed è bellissimo. Il film ancora non l'ho visto, ma spero di andarlo a vedere, perché non vedo l'ora, per cui ho acquistato anche questo. E niente, poi dopo vi parlerò a parte in un video cosa la recensione del secondo. Come ho fatto col primo, vi parlerò anche del secondo, per chi ovviamente è interessato. E niente, questi sono stati gli acquisti che ho fatto. Spero che questo vlog non diventa tanto lungo. Ci provo. E poi niente, vi spoilerò che mi è arrivato anche un pacco, il pacco gigante mi è arrivato oggi, cioè ieri, è arrivato, doveva arrivare oggi, ma invece è arrivato, diciamo, ieri.
in poche parole, sono la prima che ha acquistato questa cosa, che andrà, il video ancora lo devo registrare, quando lo registrerò lo metterò su prima, se riesco, a ottobre, per cui a ottobre vedete il video. Non posso metterlo prima di settembre perché ho già tutti i video programmati, ho già tutti i video già registrati, già montati, per cui io da un mese che non registro. A parte questo vlog che sto registrando adesso, ma gli altri video sono già tutti già fatti, per cui non posso metterlo su. Per cui non posso neanche spoilerare niente. Però vi dico solo che è una bomba. Cioè non una bomba in senso bomba, in senso che è una cosa spettacolare che ho comprato, è uscita da poco e da quello che so che ancora non ho visto un video su YouTube che le ragazze l'hanno fatto, per cui sono ancora la, diciamo, la prima che ancora l'ha preso, in poche parole vi dico solo questo. Comunque, detto questo, niente, se ci sarà la seconda parte metterò la seconda parte, ma credo che la farò lo stesso la seconda parte delle... sì, volevo fare la seconda parte, ho già preparato anche la seconda parte, per cui vedete anche la seconda parte e vi aggiornerò sulle vespe e sui calabroni, se ci saranno oppure non lo so, vediamo. Comunque niente, se per caso non vedete più, cioè se per caso il video, il vlog finisce qua, che chiuderò qua il vlog così, scusate, ma dato che ho ancora tante cose da fare, non so se riuscirò a continuare il vlog o finire qua proprio così. Adesso vediamo. Perché devo vedere prima quanto dura, perché se dura troppo, giustamente, non taglio e lo continuerò nella seconda. Ok, ci vediamo dopo, se mai. Credo che vi ho fatto vedere tutto. E niente. O ci vediamo nella seconda parte del vlog sabato prossimo, oppure... se riesco vi farò vedere altre clip, qualcosa di quello, qualche aggiornamento. Comunque voi fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi avete, diciamo, avuto questi problemi con i nidi, come avete risolto questo problema e qualche consiglio, così almeno, perché sinceramente io adesso sono qui però ho un po' di paura, perché l'altra volta ce n'erano almeno 5, avevo le finestre tutte chiuse, ce ne avevo 5 di vespe dentro in casa che mi volavano e dopo vabbè ho chiamato i miei eccetera e poi l'hanno ammazzati loro, perché io non ho, certe volte non ho il coraggio perché ho paura appunto, per cui vabbè niente, o ci vediamo dopo o ci vediamo nel prossimo vlog. Io vado perché devo fare tantissime cose, se no non mi muovo più, che meglio.